sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Buongiorno a tutti. Come già sapete, no, è inutile che è tornato Andrea. Noi siamo contenti come società di averlo di nuovo tra le nostre file. Intanto vorrei ringraziare Mister Ragnetti, perché mi pare anche corretto e giusto ringraziarlo per quello che lui ha potuto dare. Nel frattempo in società si è un po' discusso come quando, e alla fine abbiamo deciso di far rientrare Andrea, anche se sapete che lui è al corso, però riusciamo benissimo ad andare avanti. Comunque anche con lui abbiamo risolto già il problema, quindi penso che c'è poco da dire, lo conoscete benissimo, quindi lascerei a lui la parola se volete fargli delle domande a lui. Allora Andrea, bentornati. Eccoci qua, ciao Marcio. Una situazione abbastanza particolare, che spero che neanche tu avresti mai pensato di vivere, come la affronti? Ma è una situazione che mi ci sono ritrovato, mi è arrivata la PEC dalla società, appunto, con il discorso che l'esonero era stato revocato, e mi sono confrontato col press e mi sono confrontato anche con Mr. Foschi, perché aveva richiamato entrambi e già entrambi, no, io vi dico la verità, non ho niente da nascondere, non mi interessa, e già entrambi avevamo in passato espresso la volontà di non collaborare più. Abbiamo diviso momenti bellissimi e momenti meno belli, ma come ogni rapporto lavorativo c'è un inizio, a volte continuano fino alla fine, a volte per divergenze di campo o non di campo i rapporti lavorativi si interrompono, ognuno ha la sua visione di vita e di calcio e basta. Poi ci siamo confrontati perché il presidente insisteva, no, tornate, parlate, fate, e allora ho detto facciamo una bella cosa, dai, testa al toro. Abbiamo fatto una telefonata a tre anche con Mr. Luciano e entrambi abbiamo ancora espresso la volontà, ognuno di, reputo giustamente, di proseguire la propria strada, e poi il presidente ha fatto le sue scelte e adesso sono qua. Ecco mister, bentornato a Lecco. Grazie. La consideriamo un po' tutti come un prodotto calcistico lecchese, sperando che lei possa fare una grande carriera. Detto questo, cominciano però le domande un po' pesanti. Non c'è problema. Commenti questa affermazione. Andrea Malgrati in panchina, sulla panchina del Lecco Serie B, senza il DS Domenico Fracchioli. Ripeto, come è successo in passato, il calcio, la vita è anche questo. Ci sono dei rapporti lavorativi, ci si trova d'accordo su alcune cose, ci si trova in disaccordo su alcune cose. Io sono per il confronto totale, anche con i ragazzi, sono sempre stato così, anche prima con Emiliano. Abbiamo sempre cercato di avere un confronto, perché ormai il calcio di oggi è totalmente diverso, cambia di anno in anno, è difficile stare dietro, le generazioni sono completamente cambiate. E non si può far più come facevo io una volta, che non parlavo con l'allenatore, mi facevo i fatti miei, ognuno pensa. Adesso bisogna avere più un rapporto vicino ai giocatori, bisogna avere moltissimo confronto, come l'ho avuto anche con Domenico. Su alcune cose ci siamo trovati d'accordo, su altre completamente in disaccordo. Poi il calcio va come va, e adesso siamo qua così. Però non ho niente da dire, nel senso, era un rapporto lavorativo, è stato un rapporto lavorativo importante. Ci sono stati sicuramente delle divergenze che ho espresso sia a lui e alla società quando eravamo insieme con Emiliano, e basta. Poi i rapporti cambiano sempre. Non è detto che magari in futuro si possa tornare a lavorare, chi lo sa, non lo so, però ecco, ad oggi è così. Grazie a te. Innanzitutto bentornato. Grazie. Chiaramente c'era una squadra, c'è stato l'Eco Sud, ero nel mercato, gennaio disastro totale, per tanti motivi che non sono da imputare a una sola componente. No. E torni 2 mesi dopo, trovi una squadra che si è mossa di poco. Meno male avete lasciato a 20 punti, siamo a 22, però con una situazione classifica disperata, come l'aveva definita anche Mister Aglietti.
è difficile rientrare, come si rientra e come ha anche reagito la squadra a questo tuo ritorno? Questo dovresti chiederlo a loro. Io li ho visti, allora ti dico la verità, il primo giorno che sono arrivato mi aspettavo di trovarli in quelle condizioni, perché se siamo arrivati a questo punto è sicuramente colpa di tutti, è colpa di quello che è successo a gennaio, è colpa di gestione mia e di Emiliano, è colpa dei giocatori, è colpa di tutti. È una situazione che sapevo di trovare in questo modo, perché ci sono passato anche io da calciatore, e non è facile intervenire in questi momenti. La cosa che più puoi andare a toccare è l'aspetto mentale. Sicuramente la cosa più difficile che è successa è che si è passati da un tipo di calcio a un tipo di calcio completamente diverso, da un tipo di preparazione a un tipo di preparazione atletica completamente diversa. Non che una sia giusta e non che una e anche l'altra sia sbagliata, io non commento quello che fanno gli altri, non mi interessa minimamente, però è il dato di fatto che c'è una situazione in cui si sta ricambiando per l'ennesima volta un qualcosa che non è facile da cambiare, e quindi a questo punto ho deciso di intervenire più a livello mentale. Oggi siamo stati un po' più in campo per un aspetto proprio tattico, per rivedere alcune cose. Sicuramente alcune cose sono state cambiate rispetto alla gestione Bonazzoli, e basta. È una squadra però che quello che tengo maggiormente e che ho detto e che dico ai giocatori, che penso che sia la cosa più importante giunti a questo momento, è il rispetto, come posso spiegare, il rispetto per la passione dei tifosi. Questo penso che sia la cosa più importante, e non passa, cioè quello che voglio far capire è che non passa da vittorie o sconfitte il rispetto, perché ci sono persone che si fanno viaggi, spendono soldi, spendono tempo, e credo che il rispetto passi dal lavoro. Io ve l'ho sempre detto, penso che mi conosciate, per me la cosa più importante è il lavoro. Non c'è un giorno in cui non voglio migliorare, ed è il concetto che voglio fare passare ai ragazzi. Adesso sto introducendo perlomeno un'altra figura nello staff che ci possa aiutare sotto questo punto di vista. E tornando a parlare di quello che dicevo, è il rispetto per la passione, perché reputo che anche oggi, come tutti gli altri allenamenti, passi da lì. Avevo chiesto in passato anche di poter fare degli allenamenti a porte aperte, poi per problemi logistici e tutto il resto non era possibile farlo, perché a me piace il confronto anche con i tifosi, e quindi mi piace far vedere quello che si fa, perché esternamente, quando non vedi o quando non sai, il calcio è abile a creare fantasmi, a creare situazioni dove si creano incongruenze, no? E a me queste cose non piacciono. A me piace parlare in faccia, come ho sempre fatto con tutti, con Fracchiola, con la società, col presidente. Sai quante volte anche col presidente abbiamo scontri con Foschi, uguale. Cioè io voglio essere limpido, e reputo questo aspetto fondamentale. Ho avuto anche, non ho vergogna a dirlo qua, confronti molto accesi con tifosi in aeroporto, alcuni li saluto anche, perché poi quando tu non permetti il confronto, come sto facendo io adesso con voi, infatti secondo me è stato l'errore più grande quest'anno il mancato dialogo. C'è stato poco dialogo tra noi, voi, spettatori, tifosi. Quando manca il dialogo manca la comprensione. Io ho avuto diversi tifosi che, vi ripeto, in aeroporto, sui social, non sono amante dei social, non avevo Facebook, l'ho tolto, avevo Instagram, l'ho accantonato, però ogni tanto mi scrivono e si parte sempre con l'insulto. E anche quando sei qua allo stadio, mi è capitato così con la Cremonese che mi sono fermato, si parte sempre con l'insulto, però il risultato finale è sempre che, se si parla nella giusta maniera, si riesce ad arrivare a un confronto, non a io ho ragione e tu avevi torto, ma un confronto pulito dove io ti spiego quello che faccio e perché lo faccio, e tu mi spieghi perché la pensi in quel modo lì e perché vedi il calcio in quel modo lì. Poi io sono pagato per fare questo e farò delle scelte magari anche che non piaceranno. Io non posso piacere a tutti, lo so benissimo,
ma il mio obiettivo è là dentro, poi il resto conta poco. Ecco, però secondo me, se dovessi chiedermi la cosa più importante che è mancata quest'anno, è stato il dialogo, sicuramente. Scusate la curiosità. Ci tenevo. Grazie. Mi chiedimento una domanda. Sì. Metto sulla figura che vorrebbe introdurre nello sì. staff. No, accennato prima al direttore, nel calcio io adesso seguendo il corso, anzi voglio ringraziare la federazione, presidente perché mi ha fatto tornare, la federazione perché mi ha dato questa grandissima opportunità dandomi la deroga di 60 giorni. Sto facendo un corso a Comerciano che auguro a qualsiasi allenatore, so che è difficile entrare in quel corso lì, ma lo auguro a chiunque, perché è un'esperienza incredibile, non si inventa nulla, non si inventa nulla, perché il calcio è il calcio. Però danno tanti spunti di gestione, di vedere il calcio sotto altri punti di vista. Io sono in questi poco, ho fatto 4 settimane, 5 settimane, e sinceramente non pensavo di cambiare così tanto. C'è un corpo docente incredibile, ho saluto anche un gruppo, squadra di allenatori che ci troviamo molto bene, si può crescere tantissimo dal confronto e anche lì sto imparando tanto. E la figura che ho voluto inserire è una figura che reputo fondamentale, perché nel calcio ci alleniamo, poi ultimamente ci si allena alla follia sulla tattica, che serve e non serve a mio avviso, serve fino a un certo punto, si allena al massimo sull'aspetto fisico. Ho voluto introdurre una figura che sia un allenatore per il cervello, perché per chiamalo come vuoi, mental coach, io preferisco chiamarlo proprio allenatore del cervello, preparatore atletico del cervello, perché è incide troppo, incide più del corpo, incide più della tattica, incide 90% tutto testa. In questo momento abbiamo bisogno di quello, poi non abbiamo avuto il tempo perché l'ho presentato oggi, ci aiuterà in questo periodo, quindi non vuol dire che ci stravolgerà le idee o farà diventare i giocatori tutti da Serie A e Champions League, però è una figura in più dove si può migliorare, io voglio migliorare e seguirà molto anche me. L'ho chiesto Nicola, l'ho conosciuto anch'io recentemente, mi ha fatto una bella chiacchierata, mi ha impressionato. Nicola Bonfiglio, se non sbaglio il cognome, ha dato grandissima disponibilità e spero che ci possa dare comunque il suo contributo. E adesso le faccio la domanda: lei è stato un ottimo difensore, ha visto le partite dell'Ecco dell'ultimo periodo, sì. Insomma, in difesa, sui calci piatti, il problema poi alla fine è sempre quello, i gol che abbiamo subito in stagione. Sì, no, dici una cosa sacrosanta, nel senso che era un problema prima, è stato un problema con noi ed è continuato a essere un problema. Purtroppo anche quello secondo me passa tanto dall'aspetto mentale, perché abbiamo marcato a uomo, abbiamo marcato a zona, abbiamo marcato a zona mista, e se continui a prendere gol vuol dire che non conta cosa fai, ma come lo fai. Anche oggi siamo fermati, infatti chiedo scusa per il ritardo, ma siamo fermati un attimino di più in campo per curare anche questo aspetto. Prenderemo ancora gol? Non lo so, però sicuramente io sono dell'idea, dove si può migliorare cerchiamo di migliorare, e lì dipende tantissimo dalla disponibilità dei ragazzi. Grazie. A te. Ecco, prima di volere, alla fine volevo fare anche una ulteriore domanda al direttore generale. Mister, questa squadra ha fatto 19 punti in 12 partite. Lei c'era, perché io l'ho vista chiaramente. Sì, sì. Ecco. Com'è possibile che una squadra faccia 19 punti in 12 partite e poi ne faccia 2? No, lo dobbiamo spiegare ai tifosi. Ecco, magari non è questo proprio il momento esatto della stagione, per cui è una domanda che sicuramente risponderò anche in pubblico, sicuramente, non ho problemi, ma non è nel momento, no, il luogo sì, non ho problemi a rispondere qua davanti alle telecamere. Vuole che gliela rifaccia più avanti. Aspettiamo un attimino, che è meglio, perché è una domanda a cui, cioè, quando ci hanno esonerato, a me piace riflettere tanto, no? Mi fermo, anche davanti alla squadra ho ammesso, non sono un allenatore che non dice mai, non ho sbagliato. Davanti alla squadra ho detto, ho sbagliato qui, parlando di gestione con Bonazzoli. Teniamo la domanda in sospeso, allora ne faccio subito. Metti un asterisco e ti risponderò sicuramente. La seconda domanda, poi mi taccio, è questa. Voglio leggere io personalmente nel suo ritorno anche una forma di pianificazione oculata per la prossima stagione. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono dei giocatori
qualcuno dice chi, ma ce ne sono, di proprietà, comunque che potrebbero rimanere a Lecco, sono in tanti, anche la banda, chiamiamola così, che arriva da Lecce, potrebbe essere confermata in prestito. Voglio leggere il suo ritorno anche come un inizio di pianificazione della prossima stagione. Sono un visionario o una visione realistica? No, ti rispondo sinceramente, non abbiamo parlato assolutamente, io non ho ancora un altro anno di contratto. Okay. Col presidente che ho seguito esternamente le cose che sono successe, rido perché comunque conosco la persona, non sputerò mai nella mia vita nel piatto in cui ho mangiato, mai, e lo ringrazierò sempre perché comunque è un dato di fatto, e sui dati di fatto non ci si può dire nulla, non ci si può appellare a nulla. Se in 5-6 anni ha portato una squadra dalla D alla B, quello non glielo potrà mai togliere nessuno, indipendentemente dalle cose che dice e le cose che fa. E penso che un percorso del genere sia impensabile per la quasi totalità delle società in Italia, una scalata così repentina. Poi ci sono delle cose che fa e che dice che, come anch'io gli ho detto, ma anche lui stesso, se parlandoci, si accorge che gli si tappa proprio la vena. Ho visto il microfono, ho visto un po'. Lo so, ragazzi. Il personaggio, ma neanche il personaggio, lui è fatto così. Quello che gli passa in testa lo dice. È un bene, è un male. Boh. Dà fastidio? Sì, dà fastidio, perché comunque sono dichiarazioni che possono dar fastidio, lo capisco, non è inutile che vi dico no, perché se fossi un tifoso, se fossi tifoso mi darebbero fastidio. Danno fastidio e siamo sempre lì, è un discorso di mancata comunicazione, perché se ci fossero dei chiarimenti in più magari si potrebbe chiarire, capire, perché oggigiorno come i social tendono ad allontanare, no? Non c'è più un rapporto umano che possiamo avere io e te adesso. C'è sempre una barriera, e quindi quando metti barriera, fai fatica ad esprimere quello che vuoi dire. Manca sicuramente comprensione, può mancare un po' di tolleranza, e si arriva a questi punti. Poi lui è sempre stato, voi non l'avete vissuto come ho vissuto io, perché già negli anni della Serie D io mi ricordo che magari eravamo più 20 dalla seconda e ci ha fatto alcune sfuriate nello spogliatoio che dicevo, ragazzi, ma che cosa sta succedendo? E voi non l'avete vissuto, quindi io lo conosco meglio e lo so per certo che lui, se potesse tornare indietro, non lo rifarebbe. Poi quando si tappa la vena potrebbe fare qualsiasi cosa, così. Ma non dico, non sto dicendo di scusarlo o di accettare quello che ha fatto. Quello che ha fatto è fatto, ma non interessa. Cioè, l'ho vissuto da esterno, se l'avessi vissuto da interno avrei agito anch'io a mio modo, ma adesso io devo guardare queste 7 partite che ci sono da fare. Resto. Non so se ho risposto pienamente alla tua risposta. Devo capire se cercherà di valorizzare maggiormente i giocatori che potrebbero. No, guarda, io mi sono perso un po' la domanda. Sì. Io farò delle mie scelte. Io ho già detto ai ragazzi, non ho mai guardato in faccia nessuno. Anche le scelte che abbiamo fatto precedentemente con Emiliano, abbiamo sempre deciso di testa nostra, e se mi è sbagliato, abbiamo sbagliato di testa nostra. E quindi tolgo anche quella cosa che si era creata, però mette il becco? No. Angelo mi conosce, sa che tipo sono, sa che tipo è Bonazzoli, non l'avremmo mai permesso, mai. E quindi adesso siamo qua e cerchiamo di fare quello che abbiamo sempre fatto. Grazie. A lei. La formazione della Spezia. Non so come giocheranno loro. Vuoi sapere la mia? Sì. Non lo so. Allora, ti dico la verità, ho tanti dubbi, anche se i ragazzi pensano che quando do le casacche siano quelli, ma anche con Emiliano è capitato che magari a rifinitura c'era una casacca, poi magari in partita si è cambiato, cioè prima della partita si è cambiato. Io gliel'ho detto chiaro e tondo, non voglio vedere, non c'è tempo per Musini, non c'è tempo per voglio giocare io, non voglio giocare io, non accetto gesti che vanno contro, ma categoricamente non accetto gesti che vanno contro il gruppo, perché ci siamo appena passati, e non accetto l'io, non l'accetto assolutamente. Chi vuole si mette a disposizione, chi non vuole, siamo in 1000, siamo in 29 di 26, 25 di movimento, quindi chi non si adatta, grazie per quello che ha fatto, basta, cioè non c'è problema. Siamo in tanti possono giocare, siamo in una condizione di stagione e di posizione dove c'è solo da provare a fare qualcosa di più e basta.
tanti di adesso, visto che la situazione è disperata, dicono: sai che c'è, io non mi metto davanti a prendere insulti. Guarda, non è... Dico grazie, Andrea Malgrazia. Non è... Marcello, per me non è assolutamente un problema. Anzi, mi fanno un favore, perché se almeno me lo dimostrano, so che con quei giocatori non posso fare affidamento. Io su chi non posso fare affidamento non viene con me, perché non ha senso. Qui gliel'ho detto il primo giorno quando ci siamo visti, gli ho detto, perché ho visto le partite, soprattutto le prime, ultimamente sono stati anche molto sfortunati, ma io non voglio vedere giocatori che in un momento di stagione dove sinceramente c'è poco da perdere, non voglio dei giocatori che non vogliono giocare a calcio. Qui non si sta parlando di andare in guerra, qui si sta parlando di fare un gioco del calcio dove la cosa più importante è la palla. Io che sono un calciatore voglio la palla, perché se io da giocatore non voglio la palla, vuol dire che c'è un grosso problema, allora devo fare qualcos'altro. Se non voglio la palla è un grosso problema per me, per come vedo il calcio io. E io non tollero vedere anche in allenamento gente che non vuole sbagliare. Si deve sbagliare, per forza devi sbagliare, perché tanto l'errore c'è sempre. Quanti abbiamo commessi sta stagione? Migliaia. I gol arrivano perché si fa un errore, poi non si riesce a rimediare un errore, poi viene un altro errore. Io voglio gente che sbaglia, voglio vedere gente che sbaglia, ma gente che fa, perché la gente che non fa vuol dire che tira dentro la gamba e non fa la corsa. Ma è un gruppo questo che è molto intelligente, non penso che esistano giocatori così. Poi mi ricrederò, va bene, farò delle altre scelte. Allora, sicuramente nella tua precedente gestione, non mia, con la tua collaborazione si è un po', insomma, creato anche a livello di comunicazione, come dici tu, questo... Cortocircuito. No, non cortocircuito, questo magari è un rapporto un po' conflittuale con i senatori. Tra chi, scusa? No, diciamo tra voi, staff, e con i giocatori, e, insomma, ci ricordiamo tutti, Galli, Battistini, Giudici... No, con finisce... questo loro scarso utilizzo, sì? Tranne per la parte finale del 2023. Sì. Quindi anche questa situazione credo vada spiegata. Assolutamente sì, sono qua a disposizione per questo. Io nella gestione precedente di Emiliano abbiamo cercato di impostare un certo tipo di gioco. In quel momento i giocatori che ci davano quell'impronta maggiore erano quelli che poi sono diventati un po' quelli che hanno giocato di più. Inizialmente Matteo Battistini era un titolare, doveva giocare, poi aveva avuto il problema gastrointestinale, non era stato bene, e aveva giocato Celiac, mi pare, al posto suo, e abbiamo fatto le partite che abbiamo fatto. Io sfido qualsiasi allenatore a andare a toccare una squadra che ha portato a fare quello che abbiamo fatto con i giocatori. È una cosa che ho detto anche a loro, che per come sono fatto io, che sono un po', non sembra, ma sono un po' introverso, un po' timido, e per come sono stato calciatore, io non ho mai amato parlare con l'allenatore. E quindi è un errore che ho fatto, quello di non confrontarmi molto con loro. Più, cioè, mi confrontavo, ma in gruppo, non personalmente. Ed è un aspetto che ho ribadito anche a loro, è un errore che io, come lo stesso Emiliano, perché io, essendo anche vicino all'allenatore, era più semplice per me, avere un confronto diretto. E quello è un errore grosso, e siamo sempre lì, è sempre quello il filo conduttore, la comunicazione, il confronto. E lì è stato un errore. No, quello no, quello ti assicuro che anche questa è una domanda con l'asterisco. Ti risponderò insieme all'altra domanda, perché va chiarito. Si sono create delle cose che poi spiegherò, però a livello umano, a livello di gestione dei rapporti, penso, poi bisognerà chiedere anche ai diretti interessati, penso di essermi lasciato molto bene, con molti mi sto ancora sentendo, quindi non è stato sicuramente quel problema lì. È stato sicuramente da parte di Emiliano, ma principalmente da parte mia, perché il vice allenatore è una cosa che è più nelle corde, di avere un feeling diretto con i giocatori. Magari una chiacchiera in più avrebbe potuto aiutare in quel momento lì, sicuramente, sono convinto di questo. Una domanda la volevo fare al direttore generale, sentire parlare Malgrazia, mi metto di dire, perché non la parlavo prima, la sostanza è questa, quante cose sarebbero state più chiare. Non ho capito perché non ha parlato prima chi Malgrazia. Sì, nel senso, voglio dire. No, io non potevo parlare perché ero vice allenatore, e quindi ha chiarito in un quarto d'ora tanti dubbi che non... Ma ci sarebbero ancora tante cose da chiarire, tante cose,
ma non è un problema, perché io non mi piace avere cose in sospeso. Anche il fatto che sono tornato è una cosa che mi fa piacere, perché comunque è qualcosa che è rimasto in sospeso, anche con Emiliano, poi Emiliano ha fatto giustamente fare le sue scelte. Però è una cosa che a me penso che, ma non perché mi piace farlo, perché penso che il confronto risolva tanti problemi, tante cose che rimangono in sospeso. E dopo il giornalista che magari scrive una cosa perché pensa che, nel vostro caso non lo so, però può capitare che uno non ha detto questo perché, non ha fatto questo perché. Se invece io ti dico ho fatto questo perché, ho detto questo perché, penso, per come la vedo io, si possono risolvere parecchie cose. La posizione della società rispetto a tutto questo? Ma io, guarda, non capisco cosa intende per posizione. Se ti riferisci al ritorno di Andrea... No, la posizione nel senso non è polemico. La posizione... Ma io sono polemico, Ma no, no, ma io anzitutto voglio che polemica, poi in questi periodi credo che non sarà nessuno. La posizione della città, secondo me, è un attimino un po' così, ma perché? Perché, allora, io sentivo Andrea prima parlare del presidente, penso di conoscerlo bene anch'io. Non credo di non conoscerlo. Io anch'io posso accettare che il tifoso piuttosto che il giornalista scriva, perché il calcio è questo e quindi è giusto così. Se lui dice magari una cosa che gli scappa via o quando è arrabbiato, vabbè. Quello che non riesco a capire è quando però si fanno le offese personali all'uomo. E allora lì io sono un po'... E quindi il presidente, quando risponde, dice va bene, mi avete chiamato uomo di merda, mi ho messo 30 milioni di euro in 7 anni. Io al posto del presidente ci penserei, perché è vero che uno può dire, come dite tanti di voi, c'è il direttore generale che non capisce nulla, ma io non sono mai venuto a dirvi perché l'hai detto, perché l'hai scritto, perché l'hai fatto. Ci sta il calcio, quindi quello lo accetto. Però l'offesa personale a chi fino a ieri ha pagato i calciatori e tutti noi, secondo me quella è quella che pesa di più, se vuoi sapere la posizione. E credo che al nostro presidente questa cosa lo farà molto riflettere. Cosa voglio dire? Perché la so già poi la prossima. Allora vuol dire sta vendendo, non entro, perché io sono sempre a lei, come l'ho detto l'altro giorno, gliel'ho detto a Marcello. E non sono nella sua testa, quindi non lo so. Posso solo dirvi che fino a ieri mi ha detto che non viene più, non viene allo stadio, poi magari arriva, attenzione, tutto. Però io gli ho chiesto di venire alla Spezia, mi ha detto di no, mi fa, ma secondo te perché devo venire? Per essere ingiuriato come uomo? E questa è stata una cosa un po'... Poi il tifoso può dire tutto quello che vuole, può applaudire, può... Però quando si va sulla persona, credo che lì c'è qualche errore che non so se il presidente riesce a digerirlo. Ecco, parlo di personale, non parlo a livello sportivo. A livello sportivo lui può avere i suoi errori, io, Andrea, tutti sbagliamo e quindi uno contesta. Quando si parla della persona, io credo, e lo ripeto, che non è corretto. Questa è la mia idea, visto che tu mi hai chiesto la posizione. E credo che lui, almeno a me al telefono, visto che lo sento spesso, mi ha proprio confermato questo. Cioè, che può accettare qualunque cosa, anche se lui sa e poi capisce magari il giorno dopo di aver sbagliato. Però, se permettete, vi dico la frase, io l'ho sentita benissimo, credo che abbia... Uomo di merda venduto, beh, ad in un no, non so cosa posso dire di venduto. Ma che cosa possa aver venduto all'Ecco? Stiamo parlando di un uomo che ha portato... se non 30, 29 milioni di euro, ma dimostrabilissimi, di un uomo che, come diceva Andrea, ha preso dal fallimento la società, l'ha portata in B, poi quest'anno sta andando come sta andando, che per carità nessuno sta cercando scuse. Venduto è un uomo di merda, io personalmente al presidente, sì, ma no, chiunque fosse, non di uno, non lo direi mai. A, perché mi paga, B, lavoro per lui, 3, lo stadio è qui, l'avete visto tutto, forse qualcosa lascerà anche lui di bello, no? E quindi forse vorrei dire questo, contestatelo se volete contestarlo, però ci sono anche dei modi diversi di contestarlo. La civiltà è, credo che sia una cosa bella per tutti. Quando si offende la persona, io non ci sto, tutto qua. Telegrafico al mister, quanta rabbia e voglia di vincere c'è domani?
penso che sia scontato. Io ho detto ai ragazzi, io se fosse per me le voglio vincere tutte, poi le possiamo perdere tutte, però dobbiamo guardare una partita alla volta. Glielo ho detto, non sono venuto qua, non è che sono Gesù che faccio i miracoli, eh. Io sono venuto qua perché, lo ammetto, per me è una bellissima vetrina, non ho vergogna a dirlo, l'ho detto anche davanti ai ragazzi, lo dico qua al pubblico, per me è una grande vetrina. Sono tornato per quello e sono tornato perché deve diventare ancora una bella vetrina per loro, perché i nostri rapporti, il nostro percorso è legato per forza, e io devo mettere nelle condizioni massime ideali per esprimersi nella migliore versione loro possibile, e quindi cercherò in tutti i modi di farli esprimere per come vedo il calcio io nel migliore dei modi. Riusciremo o non riusciremo non mi interessa, l'importante è che facciano le cose al massimo e si spendano al massimo per questi colori, come ho sempre fatto anch'io. Quindi poi si vince, si perde, si prende gli insulti, si prende gli applausi, è il calcio, è il calcio. Poi giustamente, come dice il direttore, gli insulti, anch'io ho ricevuto gli insulti su mia moglie, su ragazzi, per me, io non sono così, nel senso, per me il calcio c'è anche questo, perché quando sei lì, mi è capitato di andare a vedere partite e che tifi, io sono amante a Basket Milano e andavo in curva a vedere il Milano, l'Armani, e quando sei lì capita, insulti, fai, ma è bello dallo sport. Poi si può arrivare sicuramente a un livello maggiore di civiltà, quello è poco ma sicuro, come si è passati da non avere le barriere, non avere più barriere, arriveremo secondo me anche a quello, come fino a qualche anno fa non si potevano portare i bambini più allo stadio perché era diventata una roba invivibile, adesso piano piano si stanno facendo tornare i bambini allo stadio. Secondo me, con i giusti tempi, i giusti modi, si potrà arrivare a un punto tale che lo stadio diventerà un posto bello per tutti da vivere e dove ci sarà sempre l'insulto, ma l'insulto rivolto a non offendere la persona, ma a magari a un momento di disagio e a cercare di far capire il proprio disagio, tutto qua. Poi domani, come ripeto, daremo tutto. Un aspetto in cui ti senti cambiato, due parole in questi due mesi? Mentale, mi sento, no, ma anche per il ruolo che adesso devo ricoprire, ma questo devo dare grande merito al corso che sto facendo, al gruppo che ho nel corso, perché ci sono tanti bravissimi allenatori, ai docenti che mi stanno insegnando tanto, ma tantissimo lo devo a questi ragazzi qua, perché quando tu vedi che in campo esprimi il tuo concetto calcistico e loro non che lo interpretano alla perfezione, ma cercano di interpretarlo come tu lo chiedi, penso che l'allenatore, indipendentemente da quello che succede alla partita, ha vinto. Poi lì dentro può succedere di tutto, abbiamo visto, abbiamo preso gol, euro gol, gente che si gira, la mette all'incro, è calcio, bravi loro, noi siamo stati disattivi, però la cosa più bella è stata quella, la mia crescita la devo tanto a loro, tanto a loro. Sul chiarimento, lo staff tecnico adesso è composto da Andrea Malgratti, primo allenatore, Menciarini, collaboratore, vice allenatore, sì. Vice allenatore, possiamo definirlo, questo nuovo preparatore del cervello, diciamo. Sì, giusto. Fa ridere come cosa, ma... Sì. Per dargli un nome... E poi Diego Scirea, preparatore atletico, Lucatelli è rimasto a fare il preparatore portieri, c'è Riccardo Nobili, Match Analyst, quindi il gruppo è comunque ancora bello ampio, li ho rivisti motivati, hanno fatto sempre un ottimo lavoro anche con mister Aglietti, che anche lui si è ritrovato in una situazione non facile da gestire, perché se siamo qua adesso non è certamente solo colpa sua, non è certamente solo colpa nostra, non è certamente solo colpa di Foschi, la colpa qua è di tutti che stanno ruotando attorno a questo sistema, e chi più chi meno ha commesso degli errori, e quindi darle colpe per ricollegarmi poi al discorso dell'asterisco non ha senso adesso. Se si vorrà ci berremo una birra o anche qua davanti alle telecamere, discuteremo tranquillamente. Grazie. Indisponibili c'è Coco, che le chiamo sempre per nome, Coco, che ha un problema che sta recuperando, Zinedine Zmajlovic, ok, che oggi ho scoperto che ha un leggero fastidio nel flessore,
Gerardi che ha una caviglia un po' in disordine, e basta. Per il resto c'era Marcin che aveva un problema, Listowski scusa, aveva un problema per un colpo subito nella scorsa partita, ma ha recuperato pienamente, quindi sono tutti a disposizione. Perfetto, 4-3-3 è il mondo. E questa è una domanda che mi aspettavo, cioè nel senso normale chiederlo, sulla carta sì, sulla carta un 4-3-3, poi bisogna vedere come lo si interpreta, perché spesso se vi vedete le partite, anche quelle che facciamo con Emiliano, costruiamo a 3, si arrivava a giocare con 4 davanti, quindi oggigiorno il modulo è di partenza, per come vedo il calcio io, perché poi le partite si stravolgono, è bellissimo perché è tutto situazionale, quindi si passa da un modulo completamente a un modulo opposto, quindi di base sulla carta ti dico un 4-3, poi vediamo.